Nella scorsa puntata. Partito per un lungo viaggio, Nazi va, dove il cuore lo porterà. Sono queste le ultime parole famose, che hanno spinto il nostro intrepido camminatore, ad affrontare un viaggio lunghissimo, lungo il perimetro italiano. Un viaggio pieno di difficoltà, di pioggia e di emozioni. Che dopo un anno e cinque mesi, porta il nostro camminatore a tagliare il suo più grande traguardo. Finito ciò, e ben riposato, Nazi non smette di sognare. E dopo il suo ultimo progetto andato a male, è pronto a rimboccarsi di nuovo le maniche, con la consapevolezza che a breve dovrà sudare. Cosa succederà? Quale pazza idea frulla nella testa del piccolo Nazi? Questa è la casa che vorrei. Ragazzi miei, rieccomi qui di nuovo in mezzo a voi con un'idea particolare per la testa. Questa volta vi parlo in veste completamente diversa dal solito, però questa veste durerà poco perché l'idea che ho per la testa mi porterà di nuovo a sporcarmi le mani. È un'idea che mi avete messo in testa anche voi, perché in tanti mi avete scritto di ritornare di nuovo in provincia di Sondrio, dove ho costruito quella capanna in mezzo al bosco e sono rimasto lì per 75 giorni per via della quarantena, però purtroppo data la situazione non ritengo giusto e nemmeno una buona idea ritornarci, perché me l'andrei a cercare e potrei trovarmi poi ad affrontare dei pericoli, quindi preferisco stare a casa dove è tutto più sicuro. Data la situazione attuale, purtroppo non posso mandare avanti altri progetti come il progetto Moldavia, progetti di altri cammini e quant'altro, perché come ben sapete ci tocca a tutti quanti restare un po' fermi e purtroppo arrangiarci con quello che abbiamo. Quindi ho deciso di occupare il mio tempo con qualcosa che non solo può riempire la mia giornata ma può comunque tenermi in forma. Ragazzi miei, sto parlando di una capanna come quella di Chiuro, anzi migliore di quella di Chiuro, ma costruita qui a casa mia. Adesso vi mostro una cosa. Qui abbiamo tutto lo spazio del mondo. Penso che la costruirò lì in fondo e ovviamente sarà una capanna per gioco. La innalzerò, proverò a dormirci dentro, cucineremo insieme, faremo tante tantissime fesserie e poi vedrò un pochettino cosa farne, però sono felicissimo perché è un'idea che già avevo da tanti giorni. In questi giorni infatti sono rimasto fermo perché ho dovuto organizzare un po' il tutto e a breve mi raggiungeranno alcuni amici che insieme poi andremo a prelevare un sacco, ma un sacco di bancali, quindi cambiamoci e mettiamoci al lavoro. Arrivo. Eccolo! E lui? Che trippa, che panza! Sono stato raggiunto dal mio parrucchiere che mi darà una mano a caricare i bancali e mi ha portato anche lo zucchero per fare ciò. Abbiamo raggiunto il primo pit stop e quindi è arrivato il momento di buttare giù Matteo dalla macchina e di salire entrambi su questo splendido camion guidato dal grande Michele, che ci porterà a prendere questi splendidi bancali. Andiamo a comandare! Ecco! Taccio! Michele! Buona, vabbè raga, ma qui è il paradiso. Oh mamma mia, guardate qua quanti bancali! La faccia. Stiamo selezionando i tipi di bancali da prendere e ho deciso di prendere questi, che sono più o meno tutti uguali e sono simili a quelli che ho utilizzato a Chiuro, e poi vedremo un pochettino tagliati se troviamo qualcosa di interessante. Mostra, vediamoci.
Quindi... Dai, stastaci tu, Andrea Picchi. Ah. Pronto, amiche? Alzati, manca. Che muscola, matte. Yes. Quando fa? Sa che ha po' video, vieni un po' questo qua. Faccio vedere per se capiti qualche cosa. Abbiamo caricato già buona parte dei bancali, eccoli qua, ne sono più o meno una quarantina. Purtroppo non sono tutti uguali, però anche questo è il bello perché dovrò trovare il modo di utilizzarli tutti quanti insieme. E adesso stiamo prendendo questi altri e poi abbiamo finito. E loro lavorano. Ah, ci vediamo tra un po'. No, sbaglia. Come funziona? Ah, ecco qua. Abbiamo finito di caricare il nostro camion e quindi è arrivato il momento di salutare anche Mario Villani per averci messo a disposizione dalla sua ditta tutti questi pellet. No, grazie davvero, grazie mille. Stavo dimenticando la mia giacca. Mamma mia qua, guardate che belli. Mamma mia. È il mio paradiso questo. La cosa bella è vedere il bene che mi vogliono le persone. Ma ti vogliamo tanto bene, vero Matteo? Ah. Ciao gattino. Vieni. Oltre ai gatti, purtroppo c'ho anche i cani qua e non mi lasciano in pace. Bene bene, stiamo per aprire il nostro portellone. Mamma mia, alla faccia, ecco il tesoro, i nostri lingotti d'oro. Abbiamo scaricato tutti i bancali, in totale ne sono 54 e sinceramente non ricordo quando ne ho utilizzati per la prima capanna, però nel caso in cui non dovrebbero bastare, Michele si è messo a disposizione con il suo piccolo camioncino per andarne a prendere altri. Quindi siamo carichi e siamo pronti per vedere cosa ne viene fuori. Questo sarà il punto dove costruiremo la nostra capanna e la parte diciamo più lineare e penso che sceglierò questo punto perché mi piace. Quindi domani inizieremo i lavori, ovviamente inizieremo dalle fondamenta, non sarà fissata al terreno ma sarà rialzata, così sarà più semplice da smontare poi in futuro o da spostare, qualsiasi cosa dobbiamo fare. E niente raga, sono contento perché era tanto che non facevo una cosa del genere. Sono contento di poterlo fare a casa e sono contento di avere tante persone che mi stanno aiutando, perché anche loro hanno la voglia di vedere cosa combinerò con questi bancali. Quello che ti ho detto. Sei vabbè, una persona eccezionale. Ma... e ti meriti tutto il bene di questo mondo. Ma, grazie da mille, Michele. Di chi ti vuole offrire il bene, tu prenditi tutto quello che ti offre la vita. Lo farò. Grazie. Ciao ragazzo, vado a lavorare. Ciao. Grande Mick. Sempre a servizio. Vendo giubbotto verde. Ah, questo è o mia, ma qua. E lui se ne va. Ah, sarà bello svegliarsi ogni mattina e vedere il nostro lavoro che avanza. Per ora non c'è niente, i bancali sono tutti lì. Raga, ripeto, sono felicissimo del fatto che sto facendo questa cosa perché mi permetterà di restare attivo,
sia con la mente che con il fisico, dato la situazione che purtroppo non possiamo fare nient'altro. E quindi niente, spero davvero che vi piaccia anche a voi. Non pubblicherò come prima video ogni giorno, anche perché ho altre cose da fare durante la giornata, ho altri lavori da fare, però promesso che manderò avanti questo progetto, perché sono davvero molto molto curioso del risultato finale, e sarà bello vedere se riuscirò a restare lì dentro come così è stato per Chiuro. Quindi niente, voglio, spero davvero che vi piaccia, e mi raccomando, se anche questo atto vi è piaciuto, non dimenticate di mettere mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!